Lo accolgo con grande rispetto perché quando si pronuncia il popolo, chi governa deve sempre tener conto delle indicazioni. Questo voto cambia un po' la situazione adesso e ci costringe a scendere in campo. È importante che ci muoviamo subito. Che cosa hai in mente concretamente? So che Roma si è già mossa con Berna per rinegoziare, per esempio, il trattato che riguarda proprio i frontalieri e ovviamente io non voglio che lo faccia senza coinvolgere la Lombardia. Secondo punto, penso che una delle questioni nei rapporti tra i nostri due territori di confine sia la questione fiscale. Noi abbiamo una pressione fiscale elevatissima che induce molti a cercare lavoro in Svizzera, nel Canton Ticino. Quindi, come abbiamo fatto per la carta sconto benzina, io chiederò al governo di concedere alla Lombardia la possibilità di istituire delle zone franche dal punto di vista fiscale che diminuiscano la pressione fiscale di qua e quindi consentano al mondo delle imprese soprattutto di pagare meno tasse e quindi di avere più possibilità di assumere. Questa è una possibilità che io non ho come governatore della Lombardia, quello di abbassare la pressione fiscale, però penso che possa essere una soluzione che discuterò naturalmente con Letta nei prossimi giorni. Cosa pensa personalmente di un'iniziativa come questa che mette alla fine in discussione la libera circolazione? Questo non deve avvenire. Se il problema è quello di trovare le misure per evitare concorrenza sleale, territoriale, per quanto riguarda il lavoro, i posti di lavoro, mettiamoci a lavorare per trovare una soluzione adeguata, ma il principio della libera circolazione deve essere assolutamente garantito tra di noi. Diverso è l'immigrazione clandestina, su quello noi abbiamo un'opinione molto precisa che va assolutamente bloccata e impedita. E cosa replica chi dice che magari in altre zone d'Europa, magari anche in Lombardia, la stessa iniziativa avrebbe avuto lo stesso risultato? Ma io vorrei che si facesse anche da noi, perché chi governa deve fare sempre i conti con la realtà che cambia. Mi piacerebbe che si facesse anche da noi per sentire l'opinione del popolo sovrano, però poi ci sono i principi che sono quelli della libera circolazione delle persone, che è un principio di civiltà che è stato acquisito, da cui non si può tornare indietro.